Dai vigneti delle colline abruzzesi il cerasuolo arriva fino in riva al mare. Presentata oggi l'ottava edizione di Cerasuolo a Mare, l'evento che promuove le eccellenze enologiche del territorio. 37 le cantine che hanno messo a disposizione le loro bottiglie, che saranno raccontate in 50 punti di degustazione lungo la costa da sommelier professionisti è cresciuta nel tempo e diventare una manifestazione regionale. E far conoscere il cedasuolo per noi abruzzesi è molto importante perché è la nostra eccellenza del vino. La cosa più importante appunto sono dei sommelier professionisti che versano il vino, quindi non è una cosa, è una cosa veramente che è cresciuta nel tempo con persone specializzate, fanno conoscere il vino, spiegano il vino e gli stabilimenti dove c'è questa manifestazione presentano degli stuzzichini anche personali dove aiutano a degustare questa eccellenza. La manifestazione inizia il 23 luglio e termina il 13 agosto, attraversando Silvi, Francavilla, Pescara, Roseto, Torino di Sangro, Casalbordino e Montesilvano. L'evento è promosso dalle associazioni di categoria degli esercenti, dalla Camera di Commercio, dalle associazioni per la promozione del vino e dai comuni dove sarà possibile degustare, a partire dalle ore 19, il famoso cerasuolo d'abruzzo. Una tappa viene ospitata dal Porto Turistico La Confesercenti, gli organizzatori ci hanno chiesto questo impegno, noi naturalmente eh, ci siamo subito messi a disposizione. È una manifestazione culturale, diciamo così, che tende a eh, diffondere la cultura del vino la cultura del vino Cerasuolo che è un prodotto tipico abruzzese e quindi niente, noi abbiamo messo a disposizione il Marina di Pescara che è una location molto interessante, lo è stata ritenuta e pensiamo che la tappa del Marina di Pescara possa avere la sua importanza. Coinvolgeremo i ristoratori che sono presenti all'interno dell'area del Marina di Pescara per far sì che questa eh, serata sia una serata piacevole all'insegna del buon vino, del buon cerasuolo per diffondere ancora eh, una volta la cultura di questo splendido prodotto abruzzese.